arrivati nella nostra macelleria alimentari, prenderemo la nostra pancetta che servirà per la carbonara e per la matriciana. Eccoci, siamo. Questa è la pancetta di maiale affumicata, leggermente affumicata, questa va benissimo. Poi la taglieremo a pezzettini e realizzeremo il nostro piatto. Ci vediamo tutto in cucina, adesso abbiamo tutto. A più tardi. Ciao a tutti, bentrovati, sono Omar di Santo e vi accompagnerò anche oggi nel mondo della cucina italiana per scoprire i sapori e i profumi della nostra terra con i fantastici prodotti del Montenegro. Qui con me abbiamo Dušan, che è il cuoco ufficiale dell'ambasciatore italiano in Montenegro, e ci accompagneranno per ogni pietanza un ragazzo o una ragazza della scuola alberghiera di Podgorica. Eccoci qui, siamo pronti. Le preparazioni di quest'oggi fanno parte della tradizione italiana e in particolare parleremo di due paste che sono veramente molto semplici da realizzare, ma che fanno parte della tradizione e quindi vanno trattate con rispetto e fatte nella maniera giusta. E abbiamo due pentole a bollore che adesso andremo a salare l'acqua e prepareremo la matriciana e la carbonara. Adesso Dušan, per favore, mi taglierà la pancetta. Faremo dei piccoli cubettini che andremo a soffriggere. Nel frattempo Nada potrebbe prepararmi il pomodoro e metterlo nel blender. Ecco, qui abbiamo l'acqua che bolle. Benissimo. Andiamo a salarla leggermente. Non esageriamo col sale nell'acqua, perché comunque abbiamo delle preparazioni a base di formaggi stagionati, perciò il rischio è che diventerebbe la pietanza troppo salata. Dunque rimaniamo un pochino indietro con l'acqua per quanto riguarda il grado di sale. Bene. Benissimo. Adesso, senza olio, con una padella calda, andiamo a inserire la nostra pancetta e la lasciamo soffriggere leggermente. Senza olio perché durante la cottura la pancetta rilascerà il suo grasso e andrà a condire la nostra pasta, e non abbiamo bisogno di aggiungere olio in eccesso perché altrimenti diventerebbe troppo pesante. Benissimo. Lucia, ci pensi tu? Intanto buttiamo subito la pasta. Stiamo frullando il pomodoro. Sono pomodori pelati in scatola, si trovano semplicemente in tutti i supermercati. Ecco, all'incirca 120 grammi di pasta per porzione. Buttiamo gli spaghetti che prepareremo alla carbonara. Ecco qui. E poi questi tortiglioni che faremo invece alla matriciana. Ecco qui, grazie. Benissimo, aiutiamoci sempre, mandiamo giù subito la pasta, altrimenti rischiamo di cuocerla in maniera erronea. Ecco qui, prendiamo una forchettina. Bravo Dušan, intanto gira. Ok, nel frattempo il pomodoro è stato frullato e siamo pronti. Nel frattempo Nada potrebbe grattugiarmi i formaggi, grazie. Allora, questo è pecorino, lo facciamo solo da una parte e lo mettiamo qui dentro, ok? Ok. Qui abbiamo invece il parmigiano, e questo è un mix di parmigiano e pecorino che andremo a usare per la nostra carbonara. Mentre per la matriciana useremo solo il pecorino. Eccoci qua. Ecco
Vedete che nella padella, in questo momento, la pancetta rilascia il suo grasso. Immaginate che se avessimo aggiunto altro olio sarebbe stato un bagno e quindi sarebbe stata una cosa veramente troppo grassa. Quando andremo a scolare la pancetta, valuteremo anche se c'è bisogno di eliminare dell'olio in eccesso oppure no. In questo modo ci assicuriamo un piatto comunque gustoso, ma digeribile e quindi anche leggero. Giriamo i nostri tortiglioni anche. Benissimo. Allora, la pancetta, come vedete, ha preso colore. Non dobbiamo aumentare troppo il fuoco, come vedete se fuma vuol dire che stiamo raggiungendo il punto di fumo dell'olio e quindi rischiamo di diminuire la digeribilità della pasta. Ecco, adesso lasciamo, poi se vuoi lo puoi scolare qui e lo asciughiamo con della carta da cucina. Ok, nel frattempo Dana, se vuoi mi puoi aprire le uova. All'incirca per una porzione io uso un uovo intero e il tuorlo di un altro uovo. In questo caso abbiamo buttato più di una porzione di pasta, perciò useremo un uovo intero e due torli. Ok, questo uno intero. Benissimo. E qui usi solo il rosso, lo metti qua il bianco e poi lo metti qui, ok? Benissimo. Ok, bravissimo, ecco, vedete, abbiamo scolato la pancetta, questo anche solo rosso, che è di massa croccante, e la andremo a inserire dopo. Nell'olio che abbiamo e che ci è rimasto in padella, adesso aggiungeremo il pomodoro, in questo modo, che prenderà il sapore della pancetta. Cuocendo noi il pomodoro nello stesso olio, aumenteremo il gusto. Correggiamo l'acidità del pomodoro con un pochino di sale, non troppo. Ok, perfetto. Del pepe. Ecco qui. E se abbiamo un po' di peperoncino, va bene anche del peperoncino piccante. No. Ok, anche senza peperoncino va bene uguale, va benissimo anche perché comunque abbiamo la forza del pepe e del pecorino che faranno comunque il loro lavoro all'interno della ricetta. Ecco qui. La pasta sta cuocendo, all'incirca abbiamo di cottura 12 minuti. Io di solito lascio la pasta sempre un pochino indietro, in modo tale che possiamo finire la cottura all'interno della padella. Per quanto riguarda la carbonara invece, gli spaghetti, noi andremo ad amalgamare il tutto all'interno della nostra boule, perciò dobbiamo avere la cottura dello spaghetto al dente, ma pronto per essere mangiato, perché non andrà cotto poi in alcun altro modo. Ok, a questo punto noi abbiamo le nostre uova. Se vuoi sbattere così, vai. E nel frattempo lei aggiungerà il mix di formaggi. Ok, questo qui che abbiamo preparato in precedenza. Piano piano, un po' per volta. Vai. Benissimo. Ok. Vai, vai, di più, deve diventare una crema. Quello probabilmente ci andrà tutto. Quello che faccio io nel frattempo, aggiungo un po' di pepe. Viene chiamata carbonara appunto perché la presenza del pepe, che sembra carbone, all'interno della salsa, sarà poi il carattere che ci serve a noi. Non deve diventare troppo scura, però è quello che, la peculiarità di questa salsa è proprio il pepe, insomma. Ok, il mix di formaggi l'abbiamo aggiunto tutto. Adesso ci aggiungiamo solo del parmigiano, che dobbiamo grattugiare. Ok,
Tieni. Io sì. Certo. Direi. Vai, vai, gira, gira con forza. Ok. Vai, 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 ancora, ancora, ancora. Benissimo. Continua. Eccoci qui. Ok, perfetto. Quando abbiamo raggiunto questa consistenza, ci siamo, è diventata una crema. Io adesso quello che farò è metterla leggermente a vapore, se lo puoi tenere così, in questo modo, come se fosse un bagnomaria. La puoi anche appoggiare se vuoi, benissimo. E nel frattempo giro con forza. Questa operazione serve per portare la temperatura dell'uovo oltre i 70 gradi. Essendo un uovo crudo, noi in questa maniera lo pastorizziamo, perciò leviamo il pericolo di mangiare l'uovo crudo, quindi tutte le malattie che ne conseguono. La salmonella ad esempio è una di queste. Ok, la puoi mettere, poi levi e metti, okay. Capito? Sì. Tranquillamente. Benissimo, qui ci siamo. Come detto, questi sono piatti molto semplici che però nella tradizione hanno un posto peculiare, perché comunque sono piatti che si fanno da sempre, insomma. Ecco, la salsa si è praticamente creata. Ok, adesso usciamo fuori, lo mettiamo qui, aggiungiamo un altro pochino di parmigiano perché deve essere veramente densa. Ok, benissimo. Ok, continua a girare. Adesso la nostra salsa di pomodoro è quasi pronta. Andiamo a sentire lo spaghetto. Avevamo una forchettina? Ce l'hai tu? Prendiamo un'altra. Ecco, sentiamo lo spaghetto, manca ancora un pochino, tortiglione anche. Ok, fammi vedere, ha ancora parmigiano, perciò grattiamo ancora il parmigiano qui dentro. Vai, questo parmigiano. Uno gira e l'altro, come vedete, è un'emulsione, diventerà una crema che con l'uovo e poi con il calore della pasta raggiungeremo una consistenza tale che si condisca tutta in maniera omogenea. Ok, il pomodoro è praticamente pronto. Qui lo stiamo addensando ancora di più. Benissimo. Ok. Basta. Ok, allora, a questo punto, Dusciana, per favore, scoliamo gli spaghetti. Ok. Togliamo dal fuoco la salsa di pomodoro che a questo punto è pronta. Lo spaghetto ha minor tempo di cottura rispetto al tortiglione, dunque condiremo prima lo spaghetto. Ecco, perfetto. La consistenza c'è. Lo possiamo mettere adesso caldo lo spaghetto all'interno della Tutto. Nostra crema. Vai. Benissimo. E adesso andiamo ad amalgamare. Ecco. Dusciana, per favore, mi aggiungi la metà di questa pancetta, la metà. All'interno. Benissimo. Ecco, come vedete è una crema
non c'è panna, non c'è crema di latte e non è una frittata, l'uovo non si è cotto ma si è solamente pastorizzato. Eccoci qui, vedete che è molto cremosa. Creiamo il nostro piatto. In questo modo. Vedete che non è più liquido, non è nemmeno cotto. E questa è la consistenza giusta. Eccoci qui. A questo punto mettiamo solo un pochino di pecorino sopra il piatto e un'altra generosa macinata di pepe. Questa è la carbonara. Eccoci qui, è il nostro primo piatto. A questo punto possiamo scolare anche il tortiglione. Benissimo. Andremo a terminare la cottura leggermente in padella saltando la pasta. Vieni Lucia, ne mettiamone un pochino qui. Ok, eccoci qua in padella, saltiamo la pasta leggermente, aumentiamo il fuoco. Come vedete, ecco, la pasta si sta asciugando. Adesso l'unica cosa che serve, oltre la pancetta, che andiamo ad aggiungere in questo momento, che è rimasta croccante. Abbiamo il contrasto con l'acidità del pomodoro. Fuori dal fuoco, solo fuori dal fuoco, aggiungeremo il pecorino. Questo perché? Perché dobbiamo evitare che il formaggio fili all'interno della padella. Dunque, siamo fuori, abbassiamo la temperatura della padella, aggiungiamo il pecorino grattugiato e manteghiamo leggermente. Ok, ancora formaggio. Ecco qui, la pasta è pronta, andiamo ad impiattare. Ci siamo, questo abbiamo tolto, ancora pecorino e ancora un pizzico di pepe. Ecco qui. Adesso prendete due forchette e assaggiatele. Adesso, intanto io spiego che questi sono, ecco, due piatti veramente facili da realizzare. Le basi sono le stesse, perché abbiamo la pancetta, abbiamo i formaggi. È importante, nonostante che la carbonara sia uno dei piatti più cucinati in tutto il mondo e viene elaborato in maniera diversa di paese in paese. La caratteristica della carbonara italiana è che ovviamente non abbiamo la panna all'interno, mentre viene diciamo modificata di paese in paese, e la panna è, insomma, fa parte della cultura anglosassone, perciò viene in molti paesi viene inserita. Ok, e c'è una forchetta, assaggio pure io? Molto facile. Perfetto. La preparazione. Piace? Sì, buona? Molto. Ok. Assaggio anch'io. Bravo. Questo abbiamo, ecco, vedete, è molto molto cremosa, è rimasta leggera, non abbiamo aggiunta di panna, non abbiamo aggiunta di nessun altro. Ecco qui. Anche senza cucchiaio, questa è la mia forchettata. Ci siamo, perfetto di pepe. Molto cremosa e leggera. Niente panna, solo formaggi e uovo pastorizzato a 70 gradi. Questa è la matriciana, invece si può fare in tanti modi. Anche la matriciana possiamo usare
il pomodoro fresco. In Italia, in alcune regioni, usiamo due tipi di pomodoro. Usiamo un pomodoro più fresco e un pomodoro più maturo. Quello che caratterizza la differenza è che noi in Italia usiamo, invece che la pancetta, usiamo il guanciale, perciò la parte della guancia del maiale invece che la pancetta. Ha un sapore leggermente diverso, non è affumicato ma è solo stagionato ed è un pochino più magro rispetto alla pancetta. Si può utilizzare anche la pancetta, però quella originale perfetta si farebbe con il guanciale, appunto. Ecco, le nostre paste le abbiamo realizzate, speriamo che potete farlo anche voi a casa. Io vi ringrazio i miei amici Dushan e Nada e ci vediamo alla prossima puntata, grazie.